Lucia Arbace, direttrice del Polo Museale d'Abruzzo, e Mauro Congeduti, direttore del Munda, hanno presentato i lavori conclusivi alla presenza di Danilo Prosperi, che ha realizzato il progetto sui capolavori dell'arte abruzzese in 3D e virtual tour dei principali musei d'Abruzzo, un viaggio nelle nuove tecnologie innovative applicate ai beni culturali. L'obiettivo è stato quello di un'ottica diversa, all'avanguardia, un passato che va verso il futuro. Sono stati così oggetto di studio, RUP del progetto, l'architetto Giulia Tortoriello, le opere custodite nei musei abruzzesi attraverso l'uso di tecnologie 3D, scansioni e riproduzioni 3D digitali in HD, virtual tour in HD immersivi ed interattivi, utilizzo dei visori 3D per la realtà virtuale e stampa 3D, raggiungendo massimi risultati sotto il punto di vista della qualità e della definizione dei modelli 3D prodotti. Particolarità di questo lavoro è stata quella dell'utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali. È una particolarità perché? Perché per la prima volta l'Abruzzo, nella figura del Polo Museale d'Abruzzo, appunto, ha voluto dare una sferzata ed una ventata di innovazione tecnologica nell'ambito dei beni culturali. In maniera particolare sono state realizzate due grandi servizi dei beni culturali. Uno, la realizzazione di modelli 3D in altissima qualità di 11 capolavori esposti nei principali musei d'Abruzzo, e dall'altra parte la realizzazione dei virtual tour, quindi di visite virtuali all'interno degli stessi musei. Stiamo parlando del Museo Nazionale d'Abruzzo all'Aquila, del Museo Archeologico Nazionale Villa Frigeri di Chieti e del Museo Casa Natale Gabriele D'Annunzio di Pescara. I virtual tour sono stati pubblicati su Google Maps e Google Street View, raggiungendo oggi, in sole 2 settimane, il numero considerevole di 7.700 visualizzazioni, che se si trasformeranno in visite reali, anche solo per il 40% di esse, quanto stima essere le visite virtuali da parte di Google, stiamo parlando di un bacino potenziale di utenti reali che è di poco superiore alle 3.300 persone. I lavori sono stati pubblicati su piattaforme globali Sketchfab, Google Maps e Street View e sul sito ufficiale del Polo Museale dell'Abruzzo www.museiabruzzobeniculturali.it. Giovedì 17 maggio lo stesso progetto sarà presentato a Villa Frigeri alle 19 con gli interventi di Lucia Arbace, Danilo Prosperi, Valentina Belfiori, Giulia Tortoriello. L'Abruzzo è una regione poco abitata, poco popolata, con anche numeri bassi purtroppo a livello di frequentazione turistica, e per questo motivo noi ci stiamo sforzando al massimo per poter far conoscere i capolavori dei nostri musei, le nostre città d'arte, perché vogliamo dare un aiuto anche a una realtà economica che può trovare nell'indotto legato al turismo una nuova forma di economia. Il patrimonio artistico è di un valore eccezionale. L'Abruzzo deve riguadagnare numeri, principalmente l'Aquila deve recuperare la sua antica vocazione di città d'arte.